quello che hai detto sull'economia, la matematica può prevedere il caos, cioè una formula matematica come può prevedere l'imprevedibilità delle cose che succedono nella realtà, che sono imprevedibili. Allora ho pensato invece lo sviluppo dell'economia come scienza sia quando c'è il lavoro che entra a far parte dell'equazione, la questione manifatturiera, e quindi ci si toglie, diciamo, da dinamiche naturali caotiche e si va a studiare dinamiche umane, che poi in realtà possono essere anche caotiche. Cioè, nel senso, per esempio, chi poteva prevedere il Covid e tutte le crisi economiche legate a quella cosa lì, imprevedibile. Tu stai prendendo il problema dell'incertezza. Sì. L'incertezza, cito Keynes su questo, è uno stato della natura. Noi il futuro non lo conosciamo. L'economia nel mainstream aveva fatto l'ipotesi di perfetta e completa informazione, un'ipotesi a quello interessata, in cui diceva: ma è sufficiente che tu sappia tutto quello che ti è necessario per sapere quali sono i tuoi gusti e per massimizzare la tua funzione di utilità. Informazione perfetta, che non è informazione assoluta. Tutto quello che ti serve sulla base di quelle che sono le tue percezioni. Completa quando tu conosci anche le scelte altrui, o almeno di quelli che stanno nella tua comunità. Keynes distrugge questa ipotesi dicendo: guardate, la natura umana è vivere in un mondo di incertezza, perché non so quello che capiterà domani, a prescindere dal set di informazioni di cui dispongo. Prima, perché c'è l'imponderabilità, c'è il caos, c'è... E poi aggiungeva che non è possibile neanche, perché negli anni 30 si era sviluppato il calcolo delle probabilità. E nel calcolo delle probabilità c'è l'idea di prevedere, dando un valore probabilistico fra 0 e 1, la probabilità di accadimento di un certo evento nel futuro. E Keynes scrive un trattato sulle probabilità del 1923, su 200 pagine, perché Keynes aveva fatto degli studi post-universitari all'Università di Essex, proprio con una tesi di natura matematica. Questo per dire che quelli che conoscono bene la matematica sono quelli che sono più dubbiosi sulla cosa della matematica. E fa un trattato sulla probabilità in cui dice: beh, la probabilità è un'ottima cosa, serve per dare delle informazioni suppletive per fenomeni fisici, ma quando si ha a che fare con la natura umana mi dispiace. Una teoria delle aspettative non è possibile. Nel corso del pensiero economico sono state ben formulate due teorie delle aspettative: teoria delle aspettative adattive e teoria delle aspettative razionali, che sono il fulcro del pensiero neoliberista. Questo vale anche nel capitalismo, anzi nel capitalismo vale ancora di più, perché il capitalismo è un processo di accumulazione dinamico nel tempo. Qui il tempo che conta non è il tempo logico, ma il tempo storico. Cioè, io faccio delle decisioni nel tempo t con zero. Per esempio, è un'impresa, perché dato che è l'attività di produzione che sta alla base del sistema capitalistico, il capitalista, l'imprenditore, l'amministratore delegato, chiamalo come vuoi, il datore di lavoro, se vogliamo un termine ancora più neutro, no? Il benefattore di lavoro ancora, no? Perché ti dà lavoro, quindi un benefattore, decide di produrre X. Per produrre X deve avere tot macchine, tot lavoro. È disposto quindi a fare un investimento, perché la funzione di investimento è la funzione fondamentale del capitalismo, quella che sta alla base del processo di accumulazione. Quando fa queste scelte, lui è sicuro se poi queste scelte porteranno i risultati da lui sperati, perché può capitare il Covid. Esatto. Allora, questo vuol dire che tu non potrai mai a formulare un modello matematico. Il modello matematico è un modello, quando tu usi la logica formale, è una logica di certezza. Cioè, tu sai che 2 più 2 fa 4, non è un risultato incerto. Ci sono delle teorie che vengono chiamate dei numeri complessi, in cui cerchi di fare le interazioni, e c'è la cosiddetta teoria del caos, dove tu inizi a cerchi, grazie agli algoritmi, adesso le tecniche di simulazione, a studiare come si evolve una variabile nel tempo. Questa variabile si evolve sulla base di input, condizionamenti che ricevi. Tu cerchi di studiare queste condizioni di quali potrebbero essere, dargli una misura e vedi questo come va, se questa variabile implode oppure converge verso un sentiero ordinato. Sono belli esercizi, magari ti fanno vincere una cattedra, ti fai un bel modellino, eccetera. Però io personalmente sono caustico su questo, ma tutte le volte che ho a che fare con l'imponderabilità del rapporto umano, come nel rapporto d'amore, non sai mai come va a finire. Certo che tu sei soggetto a condizionamenti, infatti il tentativo del capitalismo qual è? Quello di obbligarti a fare delle cose in un contesto di libertà apparente, perché come ci scrive Marx, nessuno obbliga il lavoratore a vendere la sua forza lavoro. Però di fatto
però deve mangiare. Perché lo fa? Per sopravvivere. Cioè adesso stiamo anche contestando appunto molte cose a cui diamo valore, nonché stiamo tornando indietro sul fatto di pagare il lavoro. Qui è il discorso di rapporti di forza, perché il sistema capitalistico implica dei rapporti sociali. Cioè la questione del valore, la questione della moneta, la questione della tecnologia, sono tutti rapporti sociali. Quindi dipende come la società si evolve. La società si evolve non soltanto dal punto di vista della logica economica, ma nella logica politica, nella logica sociale, nella logica culturale, tanti fattori. Io non riesco poi a collegarli tutti. Forse quello che ci ha più cercato è forse Marx, che nasce come filosofo e poi di fatto diventa economista, diventa anche sociologo e nell'ultima parte della sua vita diventa pure matematico e studia le scienze fisiche e biologiche. Però è chiaro che la complessità, tutti i vari problemi secondo me devono essere storicamente contingentati. Cioè perché ogni fase storica ha le sue caratteristiche. Perché l'evoluzione del capitalismo è un'evoluzione di stadi differenti. Ci sono tre fasi che analizza Marx, quella del Putting Out System, della Manufacturing System e della Factory System. E va dagli albori della rivoluzione industriale, dove l'artigiano, il Putting Out System, l'artigiano era autonomo, decide lui come, quando e che cosa produrre. Ma poi questa sua attività inizia a essere intermediata da relazioni con qualcuno di esterno che gli dava dei compiti e lo faceva come se fosse il lavoro a domicilio. Poi si passa al sistema della fabbrica di spilli. Tu non lavori più a casa, vai in un luogo, in un atelier, e gli dici: guardate che è molto più produttivo che invece che uno stia lì a lavorare e faccia tutto lo spillo, dividiamo, divisione del lavoro. Questo è l'esempio che fa Smith, ma dati alla mano. Lì era ancora l'idea che con la divisione del lavoro, in cui l'apporto della macchina, del macchinario, era tutto sommato marginale rispetto alla divisione del lavoro, alla divisione del capitale. E il sistema factory, che Marx intuisce nel famoso capitolo, cioè la non ci stiamo nel primo libro del capitale, il sistema factory, che è già il sistema in cui un lavoratore salariato è, come lo dice Marx, è un lavoratore o lavoratrice disarmata a mano. Cioè, lui ha formalmente la proprietà solo di se stesso e la sua capacità lavorativa, ma di queste sue proprietà non se ne fa niente perché non gli consente di vivere. Qui è interessante l'analisi che farà Tronti, l'operaio capitale, e quindi il pensiero operaista italiano, che partendo da questo dice: sì, ma anche il capitale senza lavoro cosa fa? Il sogno del capitalismo è far andare un sistema solo di sole macchine sul modello Matrix. E Tronti dice: il lavoratore, citando Marx, dice: è solo nel sistema capitalistico che è disarmato a mano. Ma chi le dice che fuori dal sistema capitalistico il lavoratore non possa produrre lavori concreti? Però chi impedisce al lavoratore di auto-organizzarsi in un contesto fuori dal capitale? Quindi il lavoratore, di fronte al capitale, ha più margini di possibilità di autonomia di quanto il capitale abbia se non ha il lavoro. Quindi tra i due il rapporto sociale tra lavoro e capitale fa sì che il lavoratore sia più potente del capitale. Come mai siamo più impotenti? E allora allora cosa succede? Che il capitale ha bisogno di schiacciare il lavoratore. Mi deve impedire di essere autonomo e quindi lo deve sussumere. Quello lo fa con la politica, però. Lo fa con la tecnologia, lo fa con il diritto, lo fa quando si passa dal lavoratore salariato alla la precarietà. Che cos'è? È lo strumento di ricatto e di controllo. Oggi cosa succede? Che oggi la prestazione lavorativa richiede un coinvolgimento della vita. Cioè c'è un'individualizzazione del processo lavorativo e una frammentazione anche data dalle tecnologie, perché io lavoro. Non siamo più una catena di montaggio alla Charlie Chaplin che tutti giravano il dado. E noi eravamo soggetti, fra noi, molti eterogenei diversi, ma tutti omogenizzati da quella mansione. Adesso, oggi, il capitale, dopo la crisi, valorizza le differenze. E nel momento stesso in cui valorizza le differenze, ti dà potere. Almeno. Si sembra dare potere. Infatti dico, ma adesso io faccio il lavoro cognitivo, io faccio quello che mi piace, sono quelli non ho più pari, faccio così. Poi non ti rendi conto che quando vai a bere l'aperitivo la sera, in realtà
quello che si faceva a Milano, come si chiamavano? Le piave. Era l'allungamento della giornata lavorativa. Perché tu hai la piave con i tuoi colleghi, eccetera, e continui a parlare di lavoro e continui a fare quello che facevi prima nell'ufficio. Perché Milano è stata la capitale del lavoro, del commissariato, del lavoro cognitivo, dei servizi avanzati, che sono le nuove frontiere della accumulazione capitalistica. E in questo contesto tu hai un lavoro che deve essere per forza individuale, perché sfrutta le tue differenze e capacità. Quindi non ti può mettere la catena. La catena te la deve mettere qualcosa di esterno. Qual è la catena? Il fatto che tutti sono precari. Il problema qual è? Che la precarietà oggi è una condizione di vita e non più soltanto lavorativa. È una condizione generalizzata e strutturale. Perché anche chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, pure con un contratto di secondo livello, volevano quelli della CKM, prendi un fondo, questa è la fabbrica, la devi qualizzare in passato e questi 300 posti. Per dire che la precarietà è una condizione generalizzata. Ma qual è il problema? Che viene percepita in maniera molto diversa. Proprio perché c'è questa soggettività del lavoro che è molto variegata. Ma è il problema della riorganizzazione, della ricomposizione della frammentarietà precaria, è un problema sindacale. È proprio lì.